Signore Townsend, andiamo, ci divertiremo. Va bene, Jimmy. Fuoco! Ho esaminato i tuoi documenti. Signore, saprò fare la mia parte, per il re e per la nazione. Ascolta, se obbedirai ai miei ordini, io e te saremo a posto. Prendi questi. Ti voglio presentare Big Bess, la donna dei tuoi sogni. Ragazzi, il nostro nuovo pilota. Niente parolacce. A lei non piacciono le parolacce. Finch. Edwards. L'hai mai fatto? Ha fatto che cosa? Pensa per te, McManus. Non preoccuparti, ci penserà lei a te. Bene, ragazzi. È roba grossa. Abbiamo l'ordine di sfondare la linea tedesca e distruggere le postazioni d'artiglieria che troviamo, Finch. Sì, signore. Subito dopo raggiungeremo la città francese di Cambrai, dove mi hanno assicurato ci aspettano vino, donne e musica. Mi piacerà, credo. McManus, no. Ehi, siamo proprio sicuri che sia in grado. Calma, McManus. Ricordate tutti, fate il vostro lavoro, aiutatevi a vicenda e Big Bess aiuterà voi. Fa che il signore abbia pietà di noi. Insieme ce la faremo, giusto Edwards? Sì, giusto. Avanti, pilota! Ciao a you, qua Sitro, bentornati sul mio canale. Oggi siamo ritornati su Battlefield 1. Questa volta siamo con il primo capitolo, ovvero stiamo giocando il capitolo Sangue e Fango. E da come ho capito, ogni capitolo ha ogni suo sottocapitolo, tra virgolette. In questo capitolo, questa volta, stiamo sul carro armato con il soldato Edwards. Allora, dobbiamo guidare un po' il carro armato. Mo' precisamente non ho capito se devo guidarlo, devo sparare. Comunque, mo' vediamo un po'. Allora, zoom arma, vabbè, questo già l'avevo capito. Cambia arma al cannone, vabbè. Allora, vediamo un po' cosa succederà questa volta in questo capitolo. Allora, lì abbiamo A. Quindi credo che dobbiamo andare a conquistare A. Vediamo, ecco qua, conquista il mulino sicuramente è A. Quindi raga, avanti tutta e andiamo a conquistare A. Ah, sto sì, oh, sto guidando io il carro armato, grande. Allora, questi sono i cannoni mettiamoli da parte per un po', anzi no, prendi i cannoni. Facciamo un po' di bordello con i cannoni. Ah, comunque è una stronzata guidare sto coso, però ripara. Ah, ripara anche il carro, grande. Vediamo un po' come funziona. Ho capito, sto riparando da 3 ore. Ah, ecco, non avevo notato la chiave inglese che si sta muovendo, cioè il caricamento. Allora, riparato, vai. Andiamo, ora siamo pronti per bombardare. Ah, questi sono i miei amici, quindi lasciamoli in pace, non ammazziamo gli amici. Il fango rallenta, grande. Ah, ah, ah. È normale che il fango, fra, non ne viste che il suo fango in terra, la fangazza sta. Allora, questi sono i miei amici. Ma da dove sparano? Non li vedo. Cazzarola, torna indietro. Spara, spara. Morto?
Sì. Cazzarola, Wagyu. Ah, eccolo. Vai. Ho sbombardato mezzo mulino, ve lo giuro. Oh, manco muore. Oh, ma che cazzo. Ammazzalo così. Ecco fatto, vaffanculo. Ma poi da dove cazzo spara quest'altro? Eccolo. Fatto fuori. C'è un altro? Un altro non lo vedo però. Ah, 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 ecco, ora l'ho visto. Ah, c'è il coso corazzato. Bombarda, grande. Nel frattempo dobbiamo riparare un po' il carro, se no veramente già finiamo male. E sinceramente non voglio finire male. Dai, dai. Non posso camminare e riparare, no. Vai. Vai, vai, avanziamo. Avanziamo, vediamo un po' cosa succede ora. Allora, ecco la bandiera, ovvero il mulino. Vai, vai. Oh, nemici, ammazza. Vai. Vai, vai. Ma perché sparo su lì? Cioè, questi non sparano, mi guardano. Cioè, dico i miei amici. I miei nemici, ovvio che mi sparano. Infatti, mi stanno. Bam, dietro la capoccia. Come l'ho fatto fuori bene a quello? Allora, ma stiamo sul mulino, no? Cioè, sull'obiettivo stiamo. Vorrei capire perché non conquista, non fa niente. Muori. In fuga? Dovete andarvene a fanculo. Cosa non vi è chiaro di tutto ciò? Se no fate una brutta fine, come la state facendo ora. Ma non lo sto facendo. No, 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 non cadere, sennò qua. Obiettivo completato, grande. Siamo dei grandi, infatti, giusto hai per te che siamo dei grandi. Allora dobbiamo andare su B. Nuovo obiettivo, conquista l'altura di Kitchener. Credo si pronunci così, vero? Bando alle ciance delle pronunce. Oh, oh. Allora, bombarda quel cornuto là. Morto. Mamma mia, ci sbombardano male. Avanza un po', altrimenti da qui non ci muoviamo. Ah. Ah. State sbagliando, raga. Ma non è morto. Bel colpo un corno. Ecco. Allora dobbiamo andare di qua, raga. Mamma mia, quanto cazzo è lento su sto fango. Oh, assa famaron. Wow, l'ho proprio bombardato male a quel cannone. Voglio. Guarda sto cornuto. Muori. Ma ora tu pensi io, non ci capito. Is vot convinto. Scavalca per coppo. Zoom coppi in casa. Fa qualcosa, conquista B. Ma righi, perché mi voci di fattus? Ma è non so. Oh, cazzarola. I cannoni. Ah, ecco, eccolo. La, la, la. Carica, fai presto. Carica. È morto, grande. Oh, qua ci bombardano. Ci buttano le granatine. E guarda dove cazzo mi sono incastrato. Mamma mia. Obiettivo completato. Scappa. Ah, ora. Oh, ammazza, vai, grande. Allora, prima di tutto devo. Manco in mo. Maronnami. Va a fuoco. Ripara. Allora, prima di tutto. Ho capito, ma se non riparo un po' sto carro armato, non andiamo da nessuna parte. Allora, questa volta dobbiamo andare a conquistare C. Incrocio di Beren. Ma non so che cazzo di nomi gli hanno dato a sti obiettivi, eh. Baffanculo. Oh. Vai. Andiamo a conquistare un altro obiettivo. Adiù. Adiù. Facciamo piazza pulita. C'è un cannone
Dove? Vai dietro. Eccolo, forse quello. Vediamo. Distruggiamolo. E voilà. Non l'ho fatto manco respirare. Ah, ecco, così si mira. Vaffanculo, raga. Gli altri orso ci cani capi come si mira. Devo un po' imparare i tasti a memoria, se no farò sempre la stessa fine. Allora, andiamo, avanziamo. Ammazziamo altri due nemici. Ma solo che non vedo altri cannoni in giro. Ma sicuramente ce ne saranno altri, eh. Mamur, wow, proprio in capo. Headshot. Ecco il cannone. Fatto fuori il cannone. Esci cagapafo. Muro. Ah, ragazzi, stanno. Mamma mia, che stanno combinando. Ecco. Muri. Ma c'ha proprio zumbata la capa con pugullo. Vai giù. Vado qua. Ci capite che faccio tutto vicino. Vai giù. Ma si è mirato di... Bombard, vai. Mamma mia, un altro cannone. Voglio un altro carro armato. Madonna santa. Raga, raga, qua non la vedo per niente bene sta situazione. Torna indietro. Devo riparare un po' il cannone. Ripara un po' a volo, raga. Devo riparare, se no veramente va a finire male qui, eh. Non farli avanzare, ti prego, aggiustalo in fretta. Devo fare in modo che non avanzano, altrimenti stiamo di nuovo nella merda. Nella merda. E noi non vogliamo stare nella merda. Allora, prima di tutto, voi avete rotto il cazzo. E non ve lo ripeto più, quindi morite. Ho cambiato arma, non l'ho fatto apposta, comunque. Vai. Ammazza sto cannone di merda. Ah. Assa famaron. Andiamo a conquistare C. Guardi. Andiamo a conquistare C. Vai, ammazza tutti questi soldatini del cazzo. Perché non sono nient'altro che soldatini del... Guarda come si ritirano i bastardi. Oh, li ha ammazzati tutti. Vaffanculo, muori. Muori anche tu. Nessuno deve rimanere vivo. Nessuno. Chiaro? Dove se ne sono andati? Merde. Merde, tornate qui. Obiettivo completato. Abbiamo conquistato anche C, raga. Non ci ferma nessuno. Mamma mia, che è successo? Madonna santa, raga. Oh oh. No. Vince è stato ucciso. Porca puttana. Devo riparare il carro armato. E come cavolo si fa? Raga. Ci rimartellate la cop. Ah, ecco. Ho capito. Madonna Sandra, vai giù. Forse così. Ah, ecco. Ma che cazzo. Ah, vaffanculo. Ma che cazzo. Ma non è possibile, raga. Guardate come cazzo sta facendo. Boh.
Distruggi l'artiglieria nemica. Scusate, artiglieria. Avevo letto bene, solo che ogni tanto mi imbroglio con le lettere. Comunque, raga, non era reale quello che ha appena fatto lui. Distruggila. Perché mo mi dice di uscire dal veicolo? Ho capito, ma non è guasto per il momento. Perché mi dice di riparare? Ma vaffanculo. Muori. Hai rotto il cazzo. Muori pure tu, soldato di merda. Allora. Ho distrutto gli alberi. Vaffanculo. Ma che cazzo mi guardava a fare poi lui? Mi guardava. Ma non vedo dov'è sto cazzo di nemico che spara. Ah, eccolo. Distrutto. Vai, ripara, fai presto. Ma ci vuoi dire? Ma rovaro cazzo sta stu scemo. Eccolo là. Muro. Ad come sa ritirni, bastardo? Quando muoiono ste torrette del cacchio si ritirano proprio male. Ad capite che ha da morire tu quando, prima o poi? Ah, ma siete proprio dei bastardi. Vai, avanziamo, vai giù. Avanziamo tutti. Guarda un po' qua dentro. Non si distrugge? Wow, impossibile, raga. Su Battlefield 1 si distrugge sempre tutto, ma non si distrugge la casa. Bah. Eccoli i bastardini che si nascondevano. Eccoli. Allora, iniziamo a distruggere sta cosa prima di tutto. Via, fuori uno. Fuori due. Oh! Ma schiatta in terra, rostemo, oi. Manco muore, oh. Fatta acchiappa un attimo. T'ha già fasci nuovo, te lo giuro. Allora, ripara un attimo sto carro del cacchio. Avete rotto il cazzo. Muori. Ya, muo giù. Ma rovanzate lì. Dove scappate? Dove? Torna dietro. Guarda come si vanno a mettere in da casa sti scemi. Ma credi ne paura? Sta cagando sotto lì. Aspetta, mo ne approfitto, ricarico. Ricarico. Riparo un attimo il carro, se no. Vai, cric cric, quasi un rumore cricket. Schravitz. Avanza. Vai. Ah, eccoli. Uno. Bam! Artiglieria distrutta. Obiettivo completato. Ancora. Ma quante artiglierie dai, non è che si co? Mamma mia, 4. Vai, vai, voglio. Avanziamo tutti. Fuori uno. No, nemmeno. Vai. Muori. Morite, bastardi. Ma ci passo proprio il coppo cuquar. Ma sei ancora cosa? Ma tanto mo muori pure tu. Ne capite proprio niente. Vai, ricarica. Oh, non è morto. Ha rotto un fuio. Ah, ripariamo un attimo al volo. Oh, ancora. Ancora qua stai. Assa famarone. Porca puttana, va proprio in fiamme. Vai giù. Muoviti che mo distrugge. Scappa, scappa, scappa. Wow, questo non l'avevo proprio visto, vi giuro. Ricarica, ti prego. Al presto, più presto. Ricarica, ricarica. Madonna mia, sto proprio messo male. Vai giù. Boh, ho sparato quando volete voi. Tanto ci stanno i soldati che stanno in terra, cavaccino. Non ho capito proprio niente. Is spara, spara. Ti tiene il team a perdere, evidentemente. Oh, ma chi so voglio uccidere? Perché mi ha acciso? Ah, tu sei qua. Oi, sto tengo proprio un cavo. Guarda, mo morono tutti quanti quando non sono loro. Vai!
Pupu! Altra artiglieria, vai così. Vai, vai, carica. E voilà! Bam! Artiglieria distrutta. Obiettivo C completato. Nuovo obiettivo, conquista la fattoria di Big Willy, Willy Wonka. Andiamo a conquistare la fattoria di Willy. Andiamo a conquistar. Vai. Oh, raga, stiamo proprio facendo carne da macello in questa, in questo capitolo. Voglio, ve lo giuro. Madre santissima de Dios. Ma che ti ne spara? Spara. Non hai capito che spara vagando. Cioè, abbiamo conquistato gli obiettivi. Abbiamo distrutto. Abbiamo distrutto tutta l'artiglieria. Ma conquistiamo pure a Willy. Oh, ma chi cazzo ci ha sparato? Bam! Ma questa è già la fattoria? Sì. Ma che cazzo di una miraca, tanto muore. Ma muore pure chi sti? O muore pure tu. Oh. Chi se non mi piace, perciò ci ha sparato un gol. Muore. Wow, zumba da terra, Kist, mamma mia. Ma guai, c'è bisogno che dici ancora che questo posto è nostro. Ormai è tutto nostro, il mondo è nostro, vai. Il mondo è nostro, assolutamente. Dov'è sto cor... Maro, ma tu ne dici ancora un coraggio venire. Obiettivo completato. Abbiamo conquistato anche la fattoria di Willy Wonka. Ancora, nuovo obiettivo. Altra artiglieria nemica. Qual è il problema, vai. Bam, ma ci è scansato proprio un missile, un usiluro. Allora, prima cosa distruggiamo questo. Questa dovrebbe essere tipo le postazioni nemiche, una cosa del genere. Hanno un nome specifico, solo che mo in questo preciso istante non me lo ricordo. Vai. Mamma mia, raga, guarda che bombardamento. Distruggiamo tutta questa artiglieria di merda, che tanto non valgono un cazzo. E scaliamo su per i monti. Aro fuio. Ma pure tu, aro fuio. Aro fai un'affato. Andiamo a distruggere l'artiglieria. Ecco l'artiglieria. Dietro. Oh, già sta pigliando fuoco. Ma che fa? Non si arrete, chi? Ci capito, guarda quanti bombe ci sto buttando, gol. Ah, sta fa marone. Abbiamo fatto fuori il primo cannuolo siciliano. Distrugge pure questa postazione. Che tanto chi più ne ha più ne metta. Mamma mia, voglio, ci manco solo che Hiroshima a mezzo. Muori. Dov'è? Qua. Vai. Bam. Edwards, otto in mano. Un big no quazzo. Sfascette cose, otto in terra. Muore, muore. Ma tu sei ancora qua, e muori pure tu, ne capito bene. Aro cazzo. Guarda sto bastardo, è peggio una gazzella. Era destinato a morire ormai. Ah, sbagliato colpo. Secondo me da qua non ci arriva. Ma è pure strano, Ecco qua. Stiamo distruggendo un po' tutta l'artiglieria nemica. Mamma mia, voglio. La gente è andata nei paure nuio. Maro, ma tu ti hai coraggio di favore, ma io non capisco che si scema rosa bino. Ma perché ti hanno coraggio di favore? Io non capisco. Ma io ti ho annanzato a messo quando non è merda. Non sono state cazzo lo sparò. Ci stavano aspettando. Non fermiamoci. Oh! Non ho più trazione! Respingiamoli, ragazzi! Levatevi da presso! Non ho trazione, siamo bloccati! Avanti!
Ma che cazzo? È pazzo. Perché deve prendere il piccione? Non sto capendo un cazzo, vi giuro. Ma che? Non ci credo. No, raga. Assurdo. Cioè, in pratica loro hanno liberato il piccione per consegnare il messaggio a non so chi. E ora io sono il piccione. Cioè, da quanto in qua uno può pilotare il piccione su Battlefield 1? Non ci credo. Ma guarda che grafica poi! No, stupendo! Ecco l'obiettivo. No, raga, vi giuro. Incredibile, non ho parole. Assolutamente no! Cioè, no, è una genialata proprio. È una genialata. Mamma mia. Mamma mia. Gli hanno dato il messaggio con le coordinate per sparare. No, assurdo. Guarda là. Mamma mia, va giù. Oh, si è salvato questo. Oh, raga. Guarda il carro armato. Cioè, tutti si sono salvati. A parte qualche graffio, vabbè. Nebbia, non si riesce a vedere a più di 20 metri. Forza, stiamo avanzando. Edwards, guido io, scendi e controlla avanti. Non fare l'eroe, fai il tuo lavoro. Vediamo di non farci ammazzare, va bene, Edwards? Se finirai nei guai, saremo subito al tuo fianco. Allora raga, io direi che questo episodio può terminare qui.
Questo capitolo, raga, veramente è un capitolo mozzafiato. Avete appena visto che sono arrivati i missili dall'alto, che questi hanno inviato le coordinate tramite il piccione viaggiatore. Quindi voglio veramente cose dell'altro mondo. Questo capitolo, raga, sarà strepitoso. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e seguitemi sulla pagina di Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video, da Situ è tutto, ciao, addio!